Senta, siccome io oggi compio gli anni. Auguri. No, no, perché devo stappare il vino rosso, sa? E allora a un certo momento il vino deve essere stappato prima, se no il profumo. Senti, ti volevo chiedere una cosa. Questa sera posso presentarmi al tuo baccanale con occlusa, una gaffi, una roba turbo? Di cognome fa Bisconti. Bisconti sarebbero conti due volte. No, dico, sto messo male. No, secondo te sto messo molto male. Frega niente. Come frega niente? Guardi, è quello a cui non gliene frega niente, so io. Operiamo il supplesso, dopodiché prendo il silenzio stampa. Sposta il braccio. Campanello, ma cazzo, presto! Dottore, vado ad aprire. Se vuoi ci scambiamo la giacca e ci vado io, eh? Anche se richiamo dello spago si è chiesa nel ventre, le chiedo un sacrificio per la vita. Salatini arafica! Vado a prenderli io. Lo so, reso conto, eh? Anche in go, tre galline sul covo. La donna di classe questa, eh? La donna di classe? Questa è una zoccola! Com'è? Prima te me della mancia e poi dopo te me pisse in testa! Da domani ti strappo tutta la posta! E io ho aspettato qui solo per poterti dire una cosa davanti al tuo amico. Stronzo! Tranquillo, non parlo inglese. Alla prossima riunione di condominio, come minimo, mi becco un applauso. Scusi, possiamo darci del tuo? Come no? La ringrazio. Innamorato? Innamorato io, François. Io al massimo riesco a commuovermi. Sa cosa le dico, Lambelli? Che vedo la sua promozione in grave danger. Caro mio bel testone di cazzo. Già, già, stasera mia moglie mi ha organizzato un minestrone da scaldare, figurati! Invece io ti ho organizzato due zoccolone da trombare, non lo so, scegli due, eh? Ciao! E rilassa, se no non ce la fai manco col vento a favore. Loredana, invece di ballare, perché non dai la strapazzata al padrone di casa? Porti, ma portinaio, sai cosa ti devo dire? Va cagà! Ma le giuro di credere, maestà, che le mie intenzioni sono più che serie! Prendi un altro po' di capriolo. Grazie, pontefice. Capriolo era da perdere la testa. Buonanotte, imperatore! Buonanotte, caro. Auf Wiedersehen! E poi, è una dipendente. E che vuoi di più? Un classico. Oh, a studio da me le infermiere sono state tutte timbrate. Notaio, immagino che lei stia per chiedermi una cosa. No, scusi, stavolta pago io, eh? Scusi, ci mancherebbe, invito io, pago io. Oh, sono un bravo ragazzo, è un ragazzo che lavora. Vabbè, ma nelle questioni di ordine pubblico bisogna essere cinici. Quando l'inferiore s'agita, bisogna stangare. E la trasferta si sta rivelando vincente. Sì, la signora in rosso ci ha dato dentro di brutto col rosato. Si è esaltata e comincia ad arsegli di cedimento. Eccola, ho trovato la manopola generale. Siamo salvi. Salvi. Salvi un cazzo qui. Sembra di essere nell'estuario della Gironda, non vedi? Non ce la faccio più. Ho la schiena che è a pezzi. Ammette, Maldese, sono distrutto. Un altro mio compagno di scuola, sai, ha insistito tanto. Sì, perché invece io ho insistito poco. Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque. Bettina, 2 stelle. Discreta. Livia, 3 stelle. Da vedere anche se discutibile. Stefania 5 stelle. Con questa si sta meglio che gli hotel della Ciga. Da non perdere assolutamente. E chi se la perde? Bravo, il Peter Begabbo. Lei ha salvato una vita umana. Ho seriamente compromesso la mia. È chiaro sto fatto. E qui invece abbiamo Elda. Priolana, ma con due belle perine, Williams. Le gradisco. Con quei capelli che sembrano d'argento. Sono d'argento. No, scusa, ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la bresaola.